progetto, Le Vie di Grok, si articola in due fasi. Al fine di realizzare un festival sull'arte circense e performativa che promuova la partecipazione, abbiamo pensato ad un corso formativo, teso alla nostra autonomia in questo campo. Motore, ciak, azione! Adempieremo al punto dell'autonomia entrando in contatto con Polide, che si occuperà di formarci fino alla realizzazione del festival. Il secondo punto che vogliamo raggiungere è quello della partecipazione e dell'interazione, quella che si crea tra i ragazzi o tutti quelli che vogliono approcciarsi al mondo circense e al mondo dell'arte in generale. Si vogliono utilizzare posti come i centri creativi, come il Puerto, dove ci sta dando l'ospitalità per partecipare al concorso, e anche la stessa Villa Grok, dove si ha intenzione di svolgere le attività. Quindi creare di per sé una rete fra artisti di vario genere e rendere qualcosa di grande per un posto così piccolo. Ho scoperto l'arte circense che avevo 12 anni e per me è stata la scoperta di un mondo nuovo. Comunque l'arte circense per me è l'unione di molte arti. Boh, comunque c'è da tenere in conto che io sono molto legata al mondo dell'arte, però in particolare l'arte circense mi ispira perché è un'arte che fai tu, sei tu che diventi arte. Nel momento in cui inizi a giocolare, comunque in generale a fare arte circense, secondo me non stai facendo dell'arte, stai diventando dell'arte.